è per sfortuna uguale. Il calendario non è stato favorevole. Viaggi, e poco tempo per allenarsi, per stare insieme. L'altra cosa sono stati infortuni che onestamente aspettavo, perché se non si fa il tiro bene, prima o dopo arrivano fuori infortuni. Noi fino ad oggi abbiamo cambiato chimica, fatto, e sai, per una squadra. Ti dico, quanti giocatori quest'anno ha cambiato Barcellona? Nessuno, durante l'anno. Quanto giocatore ha cambiato Real Madrid? È arrivato, è tornato Rivers, che ha giocato a Monaco, prima parte, giocatore che è già stato. Quanti giocatori ha cambiato CSKA durante l'anno? Questo polacco è venuto solo un mese per cambiare Freeland. E quanti giocatori ha cambiato Bamberg? Un giocatore da 12, non c'è niente, tutto quanto là. Le squadre che cambiano giocatori. Io, con pieno rispetto a tutto, ma mi fido prima di tutto a loro, per essere, sai, sicuro, quando i giocatori sono più disponibili, quando sono più bravi, è più facile. La squadra che sta praticando adesso in Eurolega, diciamo, di quanti giocatori ha cambiato Tau Vittoria? Nessuno ne gioca bene. È per caso? Non è per caso. La squadra che ha cambiato di più a Torino, Olympiacos, sta faticando adesso. Hanno perso contro Žalgiris, hanno perso a casa contro Bande, hanno perso in tante partite. E questo è normale, non è solo in Italia o in Russia. È normale. Grazie. Okay?